Questo è il filo spinato che siamo stati costretti a mettere perché 5-6 anni fa eravamo ormai disperati. Di notte le persone qui facevano i turni notturni, stavano svegli di notte perché era normale trovarsi gente in giardino, hanno rubato nell'azienda lì ed era un inferno. L'inferno si chiamava Triboniano, il più grande campo nomadi di Milano. 700 famiglie, per lo più romene, oggi sgomberate. È andata così anche in altri 39 campi dei 56 presenti a Milano. Stando al piano del comune, ne restano da smantellare 17. Intanto, in città, i rom sono passati da 8.000 a poco più di 1.500. Furti ce n'è a Iosa. Se io lascio la bicicletta, passo fra mezz'ora, non c'è più. Noi non è che conviviamo con i rom, noi li subiamo, che è diverso. Questo invece è un altro campo rom, sempre a Milano, il campo di Via Idro. Qui non ci vivono rumeni, ma 250 italiani. In quest'area il comune di Milano vuole realizzare un campo di transito. Chiuso Triboniano, i rom rumeni verranno qui a rotazione e gli italiani che già ci vivono dovranno andar via. Io ho 60 anni, è nato in Italia. Allora si renda conto lei quanti anni sono che siamo in Italia. E questa ve la siete costruita? Sì, tutto noi, tutto noi. Sì. Questa qui è tutta il legno, cos'è? Legno questo? Lei da quanto tempo è che vive qua, signora? Da tanto che noi qua viviamo. E di che vive? Come viviamo? Che compriamo cavalli. Vendete cavalli? Colpiamo e vendiamo. E con che soldi li comprate i cavalli? Col sussidio dei bambini. Col sussidio dei bambini? Devo farla ancora. Un po' di ferro vecchio, un po' di quello, quei 100 euro saltano al giorno per andare avanti. 100 euro al giorno fanno? Per vivere, dico per ferro vecchio. Sì, questo... ma in una settimana sono 700 euro, in un mese sì. Sono 2.800 euro. Ma bisogna vedere anche la famiglia per mantenere. Però qua non pagate niente. Voi. No. Secondo lei cosa dovrei pagare? Queste villette sono antiche case lombarde, si affacciano sul naviglio della Martesana e sono state ristrutturate dai loro proprietari che ci hanno messo soldi e sacrifici. Deve esserci il parco Martesana 2, era già pronto, mancavano solo le panchine e i vialetti. E invece al posto del parco che ci hanno fatto? Un bel campo nomadi, furti, incendi, di tutto. Quanto sono stati i danni dell'ultimo furto? Quasi 10.000 euro. Questa è la lettera che mi ha mandato l'assicurazione in cui dice che ne comunichiamo la volontà di avvalerci della facoltà di disdetta del contratto per la scadenza naturale. Non siamo dei buoni clienti, troppi furti. Ci spostiamo con la polizia locale in un altro campo rom, a sud-ovest di Milano. Andiamo alla polizia. Oh, no! Loro invece sono i rom di Via Cusago. I terreni su cui vivono se li sono regolarmente comprati, ma qui la destinazione d'uso era agricola, mentre in poco tempo sono spuntate queste villette abusive. Case abusive, va bene, per esigenze familiari, cioè proprio perché ci abitiamo, non vedo perché uno non si deve costruire una casa perché ci deve vivere. Le denunce il comune le ha fatte, la magistratura è intervenuta e ha abbattuto una costruzione abusiva, mentre per le altre 15 ha rivendicato per i rom lo stato di necessità. Abbiamo delle belle macchine, ma abbiamo anche dei lavori che le macchine sono prese a leasing, non sono macchine pagate. Che lavoro fa? Io un lavoro un po' particolare. Di là c'è anche la piscina. Sì, è una piscinetta proprio. Allora, chi non ha la piscina oggigiorno di questo genere?